Una curiosità, tu Sì. ti riguardi spesso dopo le gare, passi del tempo ad analizzare quello che hai E beh, quello è fatto? fondamentale, già solo in allenamento, noi non facciamo una discesa che non sia ripresa dal video, perché alla fine succede tutto in un attimo, appunto, tutto quello che fai è difficile analizzarlo senza magari rimettersi poi lì con calma al video, con lo slow motion o altre tecniche per capire dove hai perso o guadagnato quel centesimo di secondo, quindi sicuramente tempo a rivederci, ne passiamo tanto, che siano allenamenti, che siano gare, ce ne passiamo parecchio. Quindi è normale fare questo tipo di È lavoro, è alla obbligatorio, base. direi. Sì. Torniamo un attimo indietro. 27 anni, adesso insomma, è la consacrazione, il momento della consacrazione, ma dietro cosa c'è stato? Tu da quanti anni insomma, ti dedichi anima e corpo allo sci? È ovvio che fino a una certa età uno magari ai sacrifici ci fa meno caso, diciamo che viene finché sei ragazzino. Il divertimento passa un po' soprattutto, poi da un certo punto in avanti ti rendi conto quando inizi veramente a fare dei sacrifici, delle scelte comunque di vita, iniziano ad essere grossi i sacrifici, per quando comunque noi, io in modo particolare appunto fino ai 14 anni ho vissuto sempre facendo un po' avanti e indietro tra Roma e San Sicario e poi a quell'età lì insomma ci siamo resi conto io e con la mia famiglia che effettivamente poteva valerne la pena o quantomeno valeva la pena provarci Ecco, la tua è una storia particolare, no? Innanzitutto tu sei uno sciatore di città, nel senso che sei nato a Roma e sei vissuto a Roma fino a 14 anni, mentre la maggior parte dei tuoi colleghi normalmente sono comunque come dire, nascono in montagna. Però tuo padre è un maestro di sci. Sì, la storia un po' della mia famiglia è un po' complicata, diciamo comunque di origini. Da parte di mio padre, comunque il cognome Marsaglia, siamo qua di Piemontesi, siamo di Torino. Poi mio nonno ai tempi era uno degli ingegneri che ha lavorato per costruire San Sicario, quindi gli era rimasto appunto degli appoggi su, sempre grossi appassionati di sci, loro comunque dopo il matrimonio appunto i miei nonni paterni si sono trasferiti a Roma per lavoro e da lì si sono fermati, comunque continuando a fare parecchio avanti e indietro tra Roma e Torino, Courmayeur, San Sicario, comunque avevano diversi appoggi. Grossi appassionati di sci, quello più appassionato di sci appunto e magari un po' più bravino anche della famiglia, dei fratelli, sono i sei fratelli, i miei zii, e era mio papà. Lui appunto ha fatto gare fino ai 18 anni, è stato bravo, è stato in gruppo sportivo. Poi ha deciso appunto che la sua passione era quella, lui è diventato maestro di sci prima, allenatore poi, si è trasferito a 20 anni a San Sicario, ha iniziato a lavorare facendo quello e quindi lui per 30 anni è stato allenatore di sci dello Sci Club San Sicario. E quindi di conseguenza noi comunque i piedi sulla neve li abbiamo messi per la Sì, prima volta comunque qua a San Sicario, qua in pane e valle. sci fin da Pane e bambini. sci e non solo, devo dire con la fortuna di abitare a Roma, di sport ne abbiamo provati tanti altri, mia mamma da parte sua era tennista anche lei di alto livello, quindi anche col tennis ci siamo dilettati abbastanza da piccoli, col nuoto, col calcio, parecchi sport, la fortuna di abitare in una grossa città appunto è quella di poter provare di tutto. Poi effettivamente quello che ci divertiva di più era lo sci e quindi abbiamo continuato su quella Beh, questa è una direzione. caratteristica poi di molti atleti che raggiungono dei risultati, quella comunque di aver fatto varie discipline da bambini, aiuta parecchio. Aiuta parecchio, sì, al di là appunto io ne sono molto contento di aver fatto tutti questi sport, quello che mi aveva dato molto era anche la ginnastica artistica, da piccolo avevo fatto ginnastica artistica e sicuramente in quegli anni lì è una formazione veramente importante che ti porti dietro nella vita, non solo poi nello sport che andrai a fare, cioè, comunque al di là appunto poi della formazione diciamo fisica. Trovo che sia molto importante anche dal punto di vista mentale, della crescita di un ragazzino, di un bambino, quello di trovarsi a fare sport già fin da piccolo. Comunque si sa che lo sport A va bene. che età poi si fa la scelta di dire il mio futuro sarà nello sport, punto tutto su quello? È difficile, probabilmente poi dipenderà parecchio da sport e sport. Da noi sicuramente a livello dello sci poi c'è ancora una piccola differenza tra maschi e femmine, diciamo che le femmine arrivano un po' prima e i maschi quelli 2 o 3 anni dopo magari a dover fare questa scelta. Proprio Sicuramente una sei questione più di sviluppo fisico che è esatto, di diverso, sì. fisico e anche magari un po' mentale tante volte. E sicuramente intorno ai 16 anni, secondo me,
inizi veramente a dover prendere una decisione vera e propria. Fin lì ovviamente uno ci prova anche con tanti sogni magari, poi ti rendi conto veramente se vale la pena o meno. Quello te ne rendi conto magari ancora più avanti, però se vale la pena almeno quantomeno di provarci, veramente. E cosa succede poi nell'adolescenza? Nel senso che tu hai comunque fatto le superiori lì a Bardonecchia, se non sbaglio, all'istituto Freius. Sì. E che è un istituto in cui poi, come dire, frequentano molti sciatori, futuri sciatori. Cosa vuol dire riuscire a coniugare fino ad una certa età lo studio con l'impegno sportivo? Perché quando parlavi di grossi sacrifici immagino ti riferissi anche a quel periodo. Ah, sicuramente, una volta che appunto devi... Purtroppo io mi rendo conto magari guardandomi un po' intorno a livello europeo, a livello mondiale, magari in Italia tante volte non sei così aiutato se fai sport, da quello che ho visto io, soprattutto a livello scolastico. Quindi se non trovi una struttura, come per me è stata quella dell'Istituto Freius, che ti dà una mano per poter fare entrambe le cose comunque a un buon livello, è difficile, cioè sei costretto magari appunto già all'età delle superiori di dover prendere una scelta. Tanta gente magari ha dovuto smettere di fare le gare perché non riusciva a starci dietro con la scuola, oppure al contrario, o viceversa, gente che dice no, io voglio provare a dare il tutto per tutto nello sport, sono costretti magari ad aver abbandonato presto la scuola. Da quel punto di vista sono stato fortunato che qua da noi c'è questa struttura che comunque ci ha appoggiato, eravamo lì in parecchi, eravamo io lì e mia sorella, anche mio fratello che poi appunto è stato atleta di un certo livello anche lui, adesso istruttore nazionale, e c'erano i Borsotti, anche loro due fratelli qua della Valle che fanno Coppa del Mondo, quindi sicuramente ci ha aiutato parecchio. I sacrifici sono tanti, al di là di quello della scuola, poi comunque... Però questa era un'occasione particolare, una situazione particolare in un istituto privato, sì. Mentre invece nella scuola pubblica diventa molto difficile conciliare lo sport professionistico, come dire che sarà un domani professionistico, con lo studio. Sì, io la vedo così, sinceramente ho anche provato, vero. Posso dirlo anche per esperienza personale, comunque la prima liceo ho provato a farla, la scuola pubblica così, ed erano comunque impegni molto minori quelli che avevo... durante la prima liceo, perché ero ancora la categoria allievi, quindi la categoria inferiore, diciamo le grosse assenze, i grossi giorni di scuola persi sarebbero poi venuti negli anni successivi, e quindi già lì ero comunque uscito bene senza grossi problemi, ma veramente facendo i salti mortali. Sì, pesante. Certo. Cioè, in America a un giovane sportivo danno la borsa di studio, esatto. Danno titoli di merito, qui in Italia io ricordo i racconti che faceva facevano alcuni nuotatori soprattutto, e insomma di andare a scuola e trovarsi docenti che quando loro tornavano dagli allenamenti che facevano dalle 6 del mattino, alla fine li punivano per il fatto di arrivare un quarto d'ora in ritardo, erano stanchi. Sì, sì. Sì, sì, no, io l'ho visto, poi proprio anche questo discorso dell'America, tanti miei amici, questo poi con i college, quindi con le università, tanti miei amici che magari hanno fatto comunque discreta carriera sportiva qua in Italia, un po' finito, diciamo, quindi comunque gente non di altissimo livello, di buon livello ma non altissimo livello, finita appunto, diciamo, quando hanno deciso di smettere di fare gare qua in Italia, si sono un po' organizzati, comunque era gente che magari aveva dei buoni punteggi, ha contattato diverse università, proprio questa, ultimamente ero lì a Beaver Creek, eravamo vicino, una mia amica che ha fatto questo spostamento, quindi lei ha avuto l'occasione di andare a studiare, a fare 3 anni all'Università di Denver, tutto assolutamente spesato, con borse di studio, e quando paragoni un po' le cose... Sì, c'è un maggior intreccio fra lo sport e la vita... Sì, diciamo che se te sei sportivo, anzi, ti stimano e ti aiutano. Da noi tante volte vieni quasi un po'... indicato come quello che è, non c'è voglia di studiare, non c'è voglia di fare niente, che tanto fa lo sportivo. E non è così, capisci? Assolutamente. Che fa lo sportivo come se fosse la roba facile, insomma. Lasciamo un attimo il passato e torniamo al presente, a quello che sarà il futuro. I tuoi obiettivi sportivi quali sono adesso? Obiettivi sportivi, come ti dicevo prima, senza guardare troppo avanti, appunto quest'anno l'obiettivo sarà quello dei mondiali a questo punto, il pass per i mondiali l'ho guadagnato. La pista dei mondiali, come abbiamo detto prima, è una pista che mi piace, dove ho fatto bene, speriamo di trovare condizioni a noi adatte. E spero quindi, insomma, una gara singola, una gara secca, spero di potermi giocare tutto per tutto lì, e poi insomma si vedrà anche un po' i miei avversari cosa mi lasciano fare, però sicuramente penso che un primo obiettivo sarà quello.
e un po' più alla lunga per la stagione sarà quello, appunto, come ti dicevo, di magari fissarmi nei primi sette di specialità, finire la stagione nei primi sette di specialità in super gigante. Senza tralasciare le altre discipline, appunto mi piacerebbe intanto crescere come sono cresciuto in supergigante anche in discesa, dove ho fatto già buone cose, ma un po' a sprazzi, diciamo, senza mai dargli la giusta continuità. E quindi spero di riuscire a crescere un po' in discesa. Mi basterebbe, appunto, se in super G è finire nei primi 7, adesso in discesa, se riuscissi a finire nei primi 30, appunto, sarebbe già una bella soddisfazione. E crescere piano piano anche in gigante, come dicevamo prima, per poi prenderlo come una, diciamo, per farla diventare a tutti gli effetti la mia terza barra quarta disciplina, se tralasciamo la combinata, il prossimo anno, dalla prossima stagione. E dopo lo sport, cioè quando poi un giorno deciderai di smettere con l'agonismo, come ti vedi? Questo, come ti dicevo, questo ancora di più. Se prima ti dicevo vivo giorno per giorno già nello sci, ancora di più nella vita. Non lo Comunque so, pensi che lo sì. sci rimarrà sempre centrale? Sì, penso di sì. Comunque lo sci mi ha dato già adesso, già prima ancora che facessi magari questi risultati che ho fatto in questi ultimi 2 anni e così, mi aveva dato tanto, nel senso che comunque girato il mondo per una vita, ho conosciuto tantissime persone, diciamo, già solo con, appunto, gli agganci che ho avuto grazie allo sci, insomma, potrei tirare avanti un po' come voglio, diciamo, quindi potrebbe. Comunque l'idea di rimanere un po' nel mondo dello sci mi piacerebbe, non so se tanto da allenatore o più magari rimanere con qualche ditta, lavorare all'interno di qualche ditta, come ho visto fare qualche ex atleta che sta ancora lì, Sui sui materiali, sì. materiali, esatto, rimani appunto magari i primi anni anche a sviluppare un po' i materiali per quelle persone che, insomma, gareggiano e te guardi un po' da dietro, o se sì, comunque in quell'ambito lì. Adesso quello, diciamo, rimanendo Insomma, nel all'interno del discorso del movimento. movimento sci, al di fuori non saprei sinceramente, però mi piacerebbe provare, sono uno a cui piace un po' sperimentare, provare tante Beh, cose, d'altronde per un quindi. discesista o un supergigantista, insomma, sicuramente è chiaro che il coraggio non ti manca, altrimenti non faresti No, quello. quello per fortuna no, altrimenti non penso che sarei qui adesso, non penso che sarei riuscito a superare anche tutti gli infortuni, tutti i momenti un po' bui che ho passato. Bene. Allora, è stato un piacere averti qui, soprattutto poi in questa occasione della tua prima vittoria in Coppa del Mondo. Allora, grazie per essere stato qui con Piacere mio, noi e grazie a voi. grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Arrivederci alla prossima puntata di Altro Campo. Grazie.